Ad oggi, 15 aprile, è chiaro che la situazione politica è molto confusa, tuttavia la situazione medica sembra essere, se non altro, stabile. Vogliamo un po' fare un sunto di quanto sta accadendo in questi giorni e diciamo, degli eventi importanti che sa ci saranno in futuro. Mi viene da pensare il Consiglio europeo del 23. Vabbè, insomma, mi pare la situazione, come la vedo io, è questa. Sicuramente l'epidemia sta rallentando. Se non si riaccende da qualche parte, il calo è regolare ormai. Anche nel numero dei nuovi contagi si abbassa. Non è a zero. Quindi vuol dire che il virus è veramente molto diffuso. Veramente ci devono essere molti cosiddetti asintomatici, cioè gente che incontrandola, per così dire, sui luoghi di lavoro, andando al supermercato e così via, passano questo maledetto virus, perché altrimenti, diciamo, la gente sta a casa, quindi quelli che stanno a casa da un mese non se la possono passare. Deve essere qualcuno che girando. Questo pone il problema della fase 2. Allora, qui io faccio due osservazioni. Che c'è un'enorme confusione nelle responsabilità. Le regioni stanno dimostrando una incapacità di coordinarsi fra di loro e il governo non riesce a coordinare le regioni. Che senso ha che ciascuna regione decida quanti giorni tenere aperte le librerie, se tenerle aperte, che cosa fare, la fase 2 e così via? Quindi c'è confusione fra le regioni. C'è confusione tra governo e regioni e non c'è nessuna capacità di coordinamento europeo. La fase 2 dovrebbe essere in qualche modo coordinata. Che senso ha che aprano le fabbriche in Germania se i pezzi vengono dall'Italia e le fabbriche italiane sono chiuse? Forse bisognerebbe che Italia e Germania si coordinassero sul momento in cui riescono a riaprire. Quindi a me pare che questa epidemia sta mettendo in mostra una difficoltà enorme di rapporti istituzionali. No, non che voglio dire, essendo un fatto nuovo, stiamo imparando una nuova cosa. Forse dobbiamo rivedere, l'ho già scritto, molti lo hanno scritto, io non l'ho mai detto in questi giorni, ma lo penso da tanto tempo. Forse dobbiamo rivedere i poteri delle regioni. È accettabile la sanità lombarda? La sanità veneta, la sanità romana, la sanità campana, o ci vuole la sanità italiana? Qualche cosa, cioè, che dire ai cittadini, nel senso di non avere una disgrazia se sono finiti in Lombardia o una fortuna se sono finiti nel Veneto, come è stato. Quindi coordinamento centrale più forte, coordinamento europeo che manca, e questa fase 2 mi preoccupa molto perché è chiaro che c'è un'urgenza assoluta di ripartire, è ovvio, perché le perdite di reddito sono molto forti. Ho sentito per radio oggi che la Banca d'Italia dice che servono 40 mila miliardi di liquidità alle imprese entro la fine di maggio, di giugno, cioè cifre molto molto forti. Quindi guardo con molta preoccupazione l'incapacità italiana e dentro l'incapacità europea di esercitare un coordinamento effettivo, una politica effettiva. Il 23 sarà la prova di forza, la prova finale dell'Europa. O l'Europa, se l'Europa discute tra i capi di Stato e di governo, come hanno discusso i ministri dell'Eurogruppo, cioè su cose tecniche e così via, e non si mette d'accordo su una linea politica forte e autorevole, l'Europa come progetto politico è sostanzialmente ferito a morte se questo succede. Comunque lo vedremo nei prossimi giorni. Oggi ci sono due begli articoli che segnalo su Repubblica, uno di Ezio Mauro, proprio sul problema dell'Europa, della risposta dell'Europa, che dice questo che sto dicendo io, e l'altro di Stefano Folli che descrive il caos nel governo italiano. Sono due articoli molto puntuali.
Vogliamo riprendere il cammino del... E forse sì, perché ieri, per un motivo o per un altro, non siamo finiti a parlare di questo argomento, però... Abbiamo parlato forse dei siamo partiti prima dal Partito Repubblicano, sì. E poi, diciamo, abbiamo fatto un approfondimento sulla situazione attuale. Sì, no, ieri io ti ho raccontato, se non ricordo male, degli scritti che io ho fatto nel... Ah sì, è vero, è vero, era l'altro ieri quella cosa, compresa quella lezione di economia che mi diede Cuccia, certo, quando mi disse, ma tu e Savona vi siete domandati chi sono i morti a Milano, mentre facevate questo studio sui buoni del tesoro, perché sosteneva che i ricchi milanesi, prima di morire, cambiavano la ricchezza in titoli di Stato, i quali, essendo esenti, potevano essere passati, e anonimi, potevano essere passati agli eredi senza pagare le tasse di successione. E quindi, comprando un giorno improvvisamente tutti i titoli di Stato di un certo tipo, questi prezzi salivano, scendevano, e gli economisti pensavano che ci fosse una grande spiegazione internazionale, quando la spiegazione era molto più vicina. In quegli anni, stiamo parlando del 67, 67, 68, scoppiò il maggio francese. Tu sei troppo giovane, non te lo ricordi, ovviamente, non è manco nato. Nel maggio del 68 gli studenti francesi fecero la rivoluzione. E era già stato, i prodromi erano stati in America, a Berkeley. L'America poi era nel pieno della guerra del Vietnam, e quindi, tra l'altro, adesso non mi ricordo, io sono stato arrestato una sola volta dalla polizia in una manifestazione, ed era una manifestazione a Boston per il Vietnam. Tutti noi andammo, ricordo, c'era Joe Stiglitz, c'era George Akerlof, e io andammo a una manifestazione sulla guerra del Vietnam, a sfilare a Boston. E durante questa manifestazione c'erano ai lati molta gente della periferia, molti giovani della periferia che tiravano uova marce e così via, ma non successe niente. Poi prendemmo la metropolitana per tornare a Cambridge, a MIT, e sulla metropolitana salì un gruppo di teppisti e ci saltarono addosso. Noi ci difendemmo non molto brillantemente. Comunque arrivò la polizia americana, ci arrestò tutti, quelli e noi, poi a noi ci rilasciò. E quindi ricordo, insomma, questo... In Italia non ho mai avuto una manifestazione in cui sono finito nelle mani della polizia, ma in America sì. E ti devo dire che la polizia americana fa una certa paura quando la vedi da vicino, non scherzi. Allora scoppia il 68, scoppia a Berkeley nel 67, il maggio francese in cui c'è la rivoluzione praticamente, tutti gli intellettuali italiani corrono a Parigi a vedere la rivoluzione, quante stupidaggini dicevano, e vedete, io me ne accorgevo, pur essendo molto giovane, capivo che erano infatuazioni quasi snobistiche. E poi arriva in Italia. E l'Italia dura, perché comincia nel 68 e poi dura tutti gli anni 70. L'Italia è stata colpita e poi diventa terrorismo. I movimenti giovanili studenteschi della fine degli anni 60, negli anni 70 diventano movimenti per la rivoluzione comunista. In Italia c'era anche un'estrema destra fascista, io ho parlato di De Lorenzo. Ma le destre fasciste erano molto serie, molto pericolose, e diventa uno scontro terribile nella vita italiana, nelle università, nelle scuole, e poi diventano accenni di colpo di Stato, e gli accenni a destra di colpo di Stato provocavano spostamenti a sinistra, finché poi, negli anni 70, io racconterò queste vicende, il terrorismo diventa lotta armata. Nascono le Brigate Rosse e culmina tutto questo nel rapimento di Aldo Moro,
che allora era il leader della Democrazia Cristiana, e l'uccisione della scorta di Moro al momento del rapimento, e poi nelle discussioni terribili che si svolsero in Italia. E ti dirò allora, quando arriveremo a parlare di questo, io credo che la storia d'Italia del dopoguerra abbia avuto il punto di svolta nel rapimento di Moro. L'Italia ha avuto un cammino complesso come democrazia, ma un cammino che complessivamente aveva portato al rafforzamento della democrazia. Dall'uccisione di Moro, il sistema politico italiano non ha più ritrovato il suo equilibrio. E la crisi di cui ci dibattiamo oggi, in mano a forze politiche che sono ovviamente inadeguate a governare il paese, in modo così evidente, lo si vede dalla povertà, dove pensi che 2/3 del Parlamento sono fatti di rappresentanti dei fascisti, dei leghisti di Salvini, quindi una specie di estrema destra populista, ignorante, riottosa, e dai 5 Stelle, che sono uno spettacolo di confusione intellettuale e di mancanza di consistenza politica. Beh, tutto questo, secondo me, è il frutto ultimo di una crisi della democrazia italiana che fu provocata dall'azione del terrorismo e dalla uccisione di Moro. Moro morì nel 78, nel 79 morì mio padre, che era un altro degli elementi dell'equilibrio democratico del paese. Qualche anno dopo, 4 anni dopo, morì Berlinguer, che aveva determinato un cambiamento importante nel Partito Comunista. La democrazia italiana non ha più avuto, si è scesa di livello, per così dire, e non ha più trovato la possibilità di esprimersi. Questi avvenimenti li ho visti, il 68 l'ho visto da Napoli, dove appunto abitavo allora con Daniela. Nel 70, poi ti racconterò domani magari le circostanze, nel 70 mi trasferii a Milano. E poi nel frattempo cominciavo sempre più a occuparmi di politica. Da un lato avevo voglia di tornare all'estero, e dall'altro cominciavo a sentire un desiderio di impegnarmi in politica. Tra di me, in quegli anni, dicevo: se io torno all'estero ci rimango per sempre, cerco un insegnamento in America e rimango lì. Se rimango qui, voglio occuparmi di politica. Questi erano più o meno i pensieri, per come me ne ricordo in questo momento. Ma se sei d'accordo, domani ne parliamo un po' più a fondo. Va bene, grazie, a domani.